ragazzi, il viaggetto è andato, dai, 2 ore, 2 ore e un quarto, e siamo appena arrivati e sogniamo prendere i pacchi Gala. Adesso le giornate sono veramente sempre più corte. Abbiamo preso tutto, abbiamo scaricato le bici, burocrazie fatte, quindi a parte quella un po' più stressante di queste uscite, di questi eventi, mangiamo e non dobbiamo fare altro. Un po' strettine, ma... Ci sono già spente, ma la bici è già pronta per domani. Comunque questo è il setup. Per questo trail di 400 km che abbiamo deciso di spezzare in 2 giorni, abbiamo optato per montare sulle nostre bici 2 borse a telaio, l'internode da 4 litri e il big node, e il cluster da 13 litri sotto sella. Come illuminazione, prevedendo di dover pedalare per qualche chilometro al buio, una Ravenman CR1000 anteriore e una TR20 posteriore. 2 borracce da 750 ml più taccuino in portaoggetti, copertoni Vittoria Terreno Dry da 2 pollici con all'interno gli inserti airliner like gravel. Dai, buonanotte, a domani mattina. Ragazzi e ragazze, buongiorno, noi siamo a Basovizza, siamo pronti per partire per l'Istraland. Oggi il menù è 412 km per 5200 metri di dislivello. L'idea è quello di spezzarlo in 2 giorni, da valutare, da decidere in base alle nostre energie, meteo e quello che viene fuori. Bene, qua partono con tutta la rovescia. Andiamo ragazza! Siamo ufficialmente in movimento, cioè, anzi faccio partire la traccia. In Croazia noi ci abbiamo già pedalato, ma mai in queste strade. Anzi, siamo curiosissimi di vedere lo sviluppo del percorso fino a dove arriveremo oggi. Tutto da scoprire, via! Eccoci qua, in Slovenia. Prime strade bianche, fondo per ora meraviglioso, si pedala bene, c'è tanto vento per oggi. Tutto quello che speravamo non si avverasse, si è avverato, sta iniziando a piovere, non una condizione meteo ideale per partire questo giro, però dai. Siamo in mezzo ai boschi sloveni, una natura stra selvaggia. È da tanti chilometri che non vediamo centri abitati, case, niente. È bello perché stiamo pedalando con i cartelli di attenzione agli orsi. Stiamo affrontando, da quello che ci hanno detto al briefing, la parte più tecnica del giro a livello proprio di fondo. Qua siamo anche avvolti dalla nebbia e da una piovigine, quindi in questo punto dell'Istraland non ci stiamo facendo mancare nulla. La salita non è neanche proprio facilissima. Questi 3000 di dislivello oggi più o meno dobbiamo farli, quindi... Beh, devo dirlo, questo punto è veramente super affascinante. Non sta piovendo, quindi potrebbe andare peggio, però meteo veramente pessimo per me. C'è un'umidità assurda e vento contro in salita. Top! In poco tempo è diventato un giro solitario tra me e il bro. Non abbiamo anima viva intorno. Diciamo che il nostro lavoro di oggi è quello di fare questa benedetta salita da 10 km. Adesso siamo al 62esimo, 63esimo, quindi al 73 arriveremo in cima. Avanti tutta, con sto vento, spieghiamo le vele. Cosa curiosa di questa salita, faremo la stessa strada dopo in discesa, perché a quanto pare è l'unica per salire in questo punto. Adesso siamo un po' aperto, qui c'è una vista pazzesca.
si dovrebbe vedere il mare giù là, ma c'è proprio nebbia. Questa prima parte comunque secondo me è tosta, perché arriveremo in cima con praticamente 2000 di dislivello in 70 km, quindi bella struccata, concisa. Dovrebbe mancare ormai un chilometro in cima a vedere dall'altimetria. C'è talmente umidità che c'è la strada completamente bagnata. Questa mia è nuova, siamo in un marciapiede, siamo praticamente in cima, questione di metri, la nebbia non ci fa vedere. Ciao. Ciao. Grazie. Siamo in cima, non possiamo farvi vedere niente, timbriamo al volo e poi andiamo giù. Ok, abbiamo timbrato al volissimo perché c'è aria, freddo, nebbia, siamo sudati come dei sorci. Penso che adesso dovremo andare verso il mare. Niente, scherzavo, siamo ancora in salita. Credo che fosse una gloriosa galoppata verso il mare e magari il sole, invece è nata. Ancora in su. Siamo in mezzo a una pineta, c'è proprio profumo di aghi di pino. E qua è duretta. So, quasi fosse più dura quella da 10 km. Sorpresa, sorpresa, questa salitella di 3 km si sta rivelando essere tosta. Siamo a 1000 metri di quota ancora e non sembra. Mamma che selvaggio che è. Sembra di essere in uno scenario di Jurassic Park in questo momento. Si è aperto davanti qualcosa di incredibile. Mai visto una cosa del genere, no bro? Abbiamo iniziato a scendere, siamo sempre su sterrato, è veramente da stamattina che corriamo su boschi, su pinete, su strade bianche, quindi il percorso è veramente meraviglioso. Spettacolo! Si sta aprendo il cielo e si vede il mare. C'ho i brividi, è bellissimo. C'ho una fame lupa e c'ho i brividi. Ma è andato questo busticcino, un'osi. Avevo una fame atomica. Si è fatta sentire questa prima parte. La situazione al momento è fare pane e ketchup nell'attesa. Abbiamo mangiato patatine fritte e Coca-Cola, pranzo dei campioni. Adesso dobbiamo mentalmente ritornare nel mood dei pedalatori. Siamo a 100 km in 5 ore e mezza pedalate, quindi direi che per ora siamo in super tabella. Dritta così, qualche curva. Ma la cosa pazzesca è che abbiamo il vento proprio dritto, ma dritto, cioè non si va avanti, una cosa assurda. Cosa molto positiva, abbiamo cambiato un po' panorama, siamo usciti da quella strada bianca che è durata quasi 30 km col vento contro. In qualche modo siamo in leggera salita, ma ci stiamo riposando. Stati 30 km veramente belli tosti. Adesso stiamo iniziando a capire che siamo un po' al limite con l'acqua. Tra un po' dobbiamo cercare un supermarket, qualcosa, per fare un refill. Sorpresina in traccia. Siamo trovati un paio di chilometri di salita al 13, 14, 15%, però devo dire che taglia un po', perché dopo tante pianure almeno io tendo un po' a addormentarmi anche con i pensieri, e invece ogni tanto trovare qualche asperità, qualche salitella a me piace e mi ridà un po' di ritmo, ecco. Però simpatica questa salita, abbiamo un po' zizzagato, d'altronde abbiamo visto 17-18%. E allora bro, basta questa.
primo market, svaligiamo di acqua e Coca-Cola. Allora, siamo a 160 km, questo è il significato di oasi. Ho preso un po' di coca, acqua, che aveva una sete bestiale, e top. Che ore sono? 5:30? C'è solo una cosa da fare dopo tanti dolci, barrette, Coca-Cola. Bene, riprendiamo il nostro viaggio, che durerà ancora 50-60 km. Pensiamo di metterci ancora 3 orette circa. Pazzesco, qua ci deve essere stato un incendio. Mamma mia, c'è ancora odore di bruciato. Spettrale, non immagino questo posto in pieno inverno con la nebbia. Qua siamo in mezzo a una radura selvaggia, single track, veramente nel nulla. Non capisco più dove siamo, sto perdendo l'orientamento, continuiamo a curvare per nelle stradine, su stradine. Il tramonto che ancora noi purtroppo non possiamo vedere qua perché siamo immersi nella natura. Siamo in un'autostrada di ghiaia che taglia in due la foresta dell'Istria. Ok, ho dovuto accendere la luce qua una volta per tutte. Dentro al boschetto non si vede niente. In strada fuori ancora sì, ma finché si resta nel sottobosco, bei freni, è proprio tutto buio. Comunque dai, siamo arrivati al mare intanto. Bel pezzetto tecnico questo, infame. Siamo tornati in mezzo alle abitazioni, in mezzo alle case, c'è qualche lampione, non manca tanto, siamo più o meno in tabella di marcia. Siamo in un marciapiede largo un metro forse, in mezzo al mare. Ci sono ste cavolo di folatine di vento che un po' sbilanciano, a dire il vero. Oh là, siamo arrivati. Finalmente, aspetta, la luce. Allora, abbiamo preso posizione qua nella nostra casetta. L'arrivo a Premantura è stato intenso. Bici, adesso si riposano, carichiamo tutto perché siamo scarichissimi. Oggi abbiamo fatto una mina, una valanga di video. Ma che bello, Premantura di sera. Abbiamo chiesto abbondante. Molto abbondante. Porca miseria. Sarà... cos'è? 3 etti di pasta? Bici sistemate, tutta roba in carica. Il bro si sta caricando anche lui. Giornata impegnativa. Siamo belli cottarelli, devo dire. È andato tutto top. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto un bel giro in bici. Domani, raga. Buongiorno, siamo di nuovo in sella, sono le 6.45, 6.50 e rientriamo in traccia. C'è da dire che non fa assolutamente freddo. Mamma mia, abbiamo appena trovato un panificio aperto. Thanks. Che bello partire così per la seconda tappa, micidiale. Che spettacolo, si sta da Dio adesso, da Dio. Ah! Mi ho preso altre due brioche, non si sa mai qua. Il cielo si sta un po' aprendo, non c'è tanto vento come ieri mattina su Trieste.
al centro città, se vogliamo chiamarlo, il primo che vediamo in 250 chilometri. Settimana scorsa, quando ho detto a mio papà che avrei fatto l'Istraland, lui la prima cosa che mi ha detto: ah, passi per Pola, dove gli austriaci avevano le corazzate ormeggiate al porto. E allora lui, da grande appassionato di storia, non mi ha chiesto ovviamente chilometri di slivello, con quale rapportatura o copertone avrei effettuato il giro, ma si è messo a raccontarmi di aneddoti storici collegati alle guerre mondiali. Wow. Seconda colazione. Bellissimo, perché eravamo dentro tipo al bosco e abbiamo iniziato a sentire il rumore delle onde. Mattina che siamo in strade bianche, sasso, sembrano veramente tutti uguali. Questo è il mood. Nella prima parte, la traccia di oggi, diciamo che è tutta flat, però vedevamo dall'altimetria che c'era un altopiano che si arrivava a circa 180 metri di quota. Penso che adesso siamo on top e dovremmo iniziare a scendere. Oh, mamma mia. Ringrazio il sedere in questo pezzo di asfalto, veramente. È stato un mucchio di sconnessioni negli ultimi, ma penso l'ultima ora praticamente. Qua invece siamo nella savana, terra rossissima in mezzo al nulla, come sempre. Qui il pezzo di asfalto è durato veramente una centinaia di metri. Discesone velocissimo, inaspettato, perché cioè io non credevo fossimo in quota e adesso abbiamo 2 chilometri di salita. Quindi let's go. Abbiamo trovato un supermercatino, prendiamo un po' di acqua, una Fanta se c'è. Abbiamo ancora il tubo delle Pringles dal 150esimo di ieri. Queste sono le condizioni del tubo, state sulla mia schiena, quindi adesso proviamo a finirlo per buttarlo via qua, da qualche parte. Stiamo andando verso Parenzo e sarà una zona che noi già conosciamo, perché l'anno scorso siamo stati qua con Tina. Ci suona già più familiare come zona. Comunque è incredibile la quantità di sterrati, e non avevo idea. Siamo approdati a Poreč. Siamo in una strada bianca veramente particolare, perché siamo tipo in una baia, abbiamo acqua e acqua. Ci siamo fermati, abbiamo perso un po' di tempo perché stiamo cercando un posto per mangiare qualcosa di veloce, perché non vogliamo star fermi mezz'ora, un'ora per mangiare, e non troviamo nulla. Abbiamo una voglia di toast che è infinita e tutti i bar che stiamo trovando adesso ci dicono no. Non si mangia, solo bere. E i ristorantini non ci fanno niente di veloce, solo piatti con fritture, tartufo. Ma raga, non si pedala più dopo. E comunque, quando si è in dubbio su cosa fare, c'è solo una cosa che si può fare, e questa è pedalare e andare avanti. Aggiornamento: siamo a 130 km circa e la nostra traccia entra qua dentro adesso e inizierà la salita. Gli ultimi 50-60 km c'è stato quest'ultimo pezzo bello impegnativo, perché comunque è tutto di pianura. Per fortuna col vento a favore, il mio sedere continua a urlare, quindi adesso c'è stato bisogno di fare una pausetta e anche cibo. Non trovato questo posticino, c'è questo hamburger che ha un profumo della Madonna. Buon appetito, bro.
appetito, bro. Adesso abbiamo un 3-4 km di un falso piano e poi la salita di oggi, 16 km e 700 metri di dislivello da rosicchiare. Io sto guardando due cose: che la valle è molto bella e la cosa numero due che guardo è il colore del cielo davanti a noi. Se doveva essere destino, ci andiamo incontro e lo accettiamo. 15 km salita iniziata, adesso penso che per un'oretta e mezza avremo il nostro da fare. Comunque le pendenze non sembrano dure, dobbiamo fare 700 metri di dislivello. Iniziamo a essere un po' stufetti, ci mettiamo qui e pedaliamo. Punto indecifrabile della salita, non sto guardando nessun dato sul Garmin per non farmi influenzare troppo. C'è una ferrovia qua che passa, siamo a tipo una quota di 415 metri sul livello del mare. Siamo in un altopiano, bellissimo. Questi ambienti, questi luoghi, questi profumi sono veramente, ci risvegliano. Adesso siamo in salita, più pimpanti, più arzilli. Ci piace andare in su in bici, ecco. Si è intensificato molto il vento, non è più tiepido come ieri, davanti a noi è nero pesto. Chissà come andrà a finire questa Istraland. Questa salita è stata pazzesca sotto tutti i punti di vista, perché non è dura, ma comunque affrontata dopo così tanti chilometri, 16 chilometri di salita non sono mai banali. Ma la cosa veramente spettacolare sono i posti, i boschi che abbiamo avuto intorno. Una natura straselvaggia, una sensazione di solitudine bella, rilassante, anche dopo tanti paesini oggi che abbiamo visto un po' incasinati dal turismo. Pedalare in questi contesti veramente una bomba. Siamo arrivati al GPM di oggi, inizia a piovere, sembrerebbe anche bene, quindi mi sa che adesso è tempo di mantellarci. C'è un nero, un vento, ingredienti perfetti per un bel finale, per un bel temporalone. Abbiamo dovuto metterci anche la mantellina perché ha appena fatto un bello scroscio. Non è caldo, i finali così non fanno annoiare. Siamo un attimo fermati al volo perché avevo la sella che proprio ballava, si era svitata. Rispetto a ieri c'è un'aria fredda oggi. Allora, inizio l'ultima salita, un po' di extra power. 1,7 km di salita. Dopo dovrebbe essere tutto un lento scendere verso l'arrivo. Almeno non piove, top. Che figata! Sta uscendo il sole e qua veramente si respira autunno ormai. Siamo veramente sul confine tra Slovenia e Croazia e sa proprio di sperduto e quasi distopico. Ci sono 12 gradi circa, è freddo. Adesso ci fermano. Bentornati in Italia. Ci manca veramente un paio di chilometri, ormai siamo arrivati. È stata bella tosterella. Brava. Io sto facendo fondo per tutto quello che non ho mangiato in questi due giorni, perché ho una fame vichinga. Ho un sacchetto di frutta secca che mi ero dimenticato di avere. Ci ho i titoli di coda. Personalmente dico che questo trail è stato uno dei più duri per me. Non per il grado di difficoltà di salite, di tecnicità, anzi scorrevolissimo, complimenti che ha fatto la traccia, perché veramente è stato proprio bello, ci andava. Per me è stato duro a livello di chiapez, cioè proprio non ho mai avuto così male là sotto. Penso di essermi fatto gli ultimi 100 km, qualcosina di meno, praticamente spessissimo sui pedali. Ma tolto quello, gli occhi hanno comunque visto e hanno goduto di posti pazzeschi che non avrei mai immaginato, selvaggi, veri, naturali. Un brainstorming di Istria che a me è piaciuto tantissimo, però sono stanco e penso che per una settimana il mio sederino non si appoggia sulla sella. Vuoi una mandorla? Sì, grazie. Mi sono divertito tanto, sono stati due bei giorni di biciclismo fatti bene, quindi è un invito, come dico sempre, non a fare per forza l'evento Istraland, ma a fare queste cose, prendere, andare, pedalare e stare fuori. Dai, vediamo se torneremo in questi posti o in questo evento per giri nostri. Noi vi ringraziamo un sacco per aver visto il video, speriamo vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Continuate a pedalare, ciao ragazzi!